Allora, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi non facciamo un tutorial, ma pratico, ma facciamo un tutorial teorico. Come mi vedete ho i capelli bagnati perché fa caldissimo e quindi scusate, ma preferisco avere un po' di frescura. E faccio un tutorial di teoria perché mi si è rotto il sostegno della telecamera, che era veramente una cosa disastrosa. Infatti non mi venivano bene i video, quindi ho deciso di acquistarne una un po' decente. Sto aspettando che mi arrivi. Nel frattempo, comunque, ho pensato di fare questo video per darvi alcuni suggerimenti pratici che comunque bisogna sapere anche facendo questo mestiere. Nel senso che è bello fare tutorial, fare cosine, così, però bisogna anche sapere i materiali, distinguerli e saperli usare. Allora, partiamo dal presupposto che io ho già detto forse in altri video, ho una pagina che si chiama di Facebook, Corso di Bigiotteria. Chi vuole può seguire quella pagina dove ci sono più che altro dei tutorial, come ci sono qua sopra, e però c'è la possibilità anche di iscriversi a un corso che faccio io tutti gli anni, in tutto la, cioè, si può iniziare in qualsiasi parte, periodo dell'anno, tranne Ferragosto, Natale, Pasqua, che è un corso di 10 lezioni annuali, sono 2 anni, in cui io ho suddiviso appunto delle tecniche di base, quindi tecniche che servono per saper fare il minimo che serve per costruire un bijou, un gioiello, e poi tecniche più complicate, più complesse secondo anno per chi già ha una certa manualità. Questo è un corso che costa 10 euro a lezione e io faccio online, anche perché molte persone non possono venire, quindi viene fatto tramite Skype o Messenger o WhatsApp, quello che volete. E la lezione dura il tempo che voi realizzate l'oggetto, il materiale lo comprate voi, quindi chiaramente io non ci guadagno niente. Se invece intendete comprarlo da me, io ho un sito che si chiama www.miriam-atelier.it, dove presto metteremo anche minuteria per fare bijou. Stiamo approntando il sito per mettere oggetti e varie cose che servono per fare la bigiotteria, perché abbiamo un fornitore che ci darebbe questa possibilità, però è una cosa, diciamo, ancora da mettere in cantiere. In ogni caso, chi fa il corso e non trova delle cose, perché io ho sentito delle persone che di Padova che non riescono a trovare un filo della Gutermann per fare per iniziare il corso e imparare a fare una collana con i nodi, cioè non hanno trovato una merceria, si sono ridotti a comprarla su Amazon. Quindi mi sono resa conto che i negozi stanno diminuendo e la fornitura delle cose è sempre più scarsa. Se non trovate le cose, io appunto ve le procuro volentieri, però appunto non è il mio mestiere. Io il mio mestiere è quello di insegnare a fare bijou. Infatti la persona che appunto mi ha fatto questa domanda l'ho indirizzata a comprare delle cose su Amazon. Io non consiglio i siti di bigiotteria, che ce ne sono tantissimi che propagandano questo e quello, perché costano molto di più questi oggetti da loro che prendendoli sul sito di A, perché per esempio io ho bisogno di non so, un pezzo di catena di alluminio, ecco, io la posso prendere su Amazon e la compro solo quella e me la mandano a casa. Questi siti invece costringono a una spesa minima di 30 euro, più poi ci sono le spese di spedizione, insomma alla fine uno per comprare un pezzo di alluminio che gli serve deve comprare 30 euro di roba e va a spendere più di quello che gli serve. Ecco perché io non consiglio questi siti. Io vi dico sempre, se riuscite nelle vostre città andare o al mercato, dove spesso ci sono banchi che vendono cose per bigiotteria, anche le catene in alluminio, anche i fili di cristallo, eccetera, potete trovarli sui mercati.
Oppure dai cinesi ci sono tantissime cose per fare bigiotteria. Non tutto, ma tante cose si trovano, chiodini, monachelle, eccetera, eccetera. Quindi questi sono i posti dove è più economico comprare. Poi se veramente non sapete dove prendere le cose, oppure se avete visto qualcosa che ho usato io nei tutorial e voi non sapete dove prenderla, me la chiedete. Mi potete scrivere sulla email Vio Simo. V come Venezia, Vio Simo, @libero.it e mi chiedete un oggetto, io posso dirvi dove potete trovarlo oppure ve lo compro io dal mio fornitore. Io purtroppo tante cose che faccio le prendo dal mio fornitore perché qui noi a Firenze abbiamo molti fornitori di bigiotteria e abbiamo anche tanta scelta, quindi spesso e volentieri un filo di cristallo costa veramente poco, ecco. Per cui io tante cose le faccio grazie anche a questi fornitori, anche se in questo periodo di Covid non abbiamo più, io da Natale che non sono più andata, però ho comprato tanto materiale, quindi ho tantissime cose ancora in cantiere da fare. Però insomma, diciamo che se volete delle dritte ve le posso dare. Tra parentesi, dato che io la mia attività è cominciata tanti anni fa, 15 anni fa, facendo gioielli, quindi io sono sempre in contatto con anche sia argentieri, se avete da fare delle montature, qualche cosa che appunto volete montare, perché il nostro argentiere, quello che lavora con noi, prende veramente poco. Se avete bisogno di cammei, io ne ho uno qua. E poi ne ho uno anche qua, insomma io sono piena di cammei perché mi piacciono tanto. Eccolo qui, ce n'è un altro che ho montato io su, il coro non si vede molto bene, eccolo qua. È un braccialetto di corallo e perle coltivate con la mia M. Come d'altronde anche questa è una M, però come vedete è montata su argento, sono tutti montati su argento e l'argentiere, sia questo ragazzo che fa questi cammei che l'argentiere prendono veramente poco. Lui fa degli oggetti meravigliosi, vi voglio far vedere, ve l'ho già fatto vedere, no ma voi non l'avete visto perché non guardate la mia pagina Facebook, volevo farvi vedere questo che è un cammeo che ha realizzato lui e la collana l'ho fatta io. Questa è una collana fatta per me, chiaramente, però è un pezzo, guardate, veramente unico, un oggetto di una bellezza indescrivibile. Io direi proprio bellissimo. Poi fa delle cose ancora più belle, ancora più preziose. Per cui se volete farmi fare una bella collana con un cammeo, chiedetemelo. Se avete bisogno di montare qualcosa su argento, chiedetemelo. E se avete bisogno di pietre semipreziose, quindi per esempio l'opale, il topazio, l'acquamarina, ecco, tutte queste pietre, anche in questo caso io ho il mio fornitore che viene dall'India. E ha dei prezzi veramente bassi e sono tutte pietre veramente belle. Io prima lavoravo con lui facendo montature, ma tutto quello che mi vedete addosso è preso da lui. Quindi questo ve lo dico tra parentesi perché ormai la gioielleria, le pietre non le compra quasi più nessuno, c'è una crisi nera. Però se per caso doveste farlo, il mio mestiere è stato questo, come anche quello è stato ed è ancora tuttora quello di lavorare le collane in perle. Io ho fatto tantissimi gioielli in perle che sono lì, stanno aspettando un cliente, diciamo. Non li ho svenduti perché sono gioielli importanti e un giorno magari ve li farò anche vedere. Per adesso comunque se qualcuno di voi è interessato o vuole delle consulenze sulle perle mi può chiedere perché io ho conosciuto 120 tipi di perle da quando lavoro e quindi ho una certa esperienza. Lo stesso le pietre semipreziose. E poi in più io lavoro con un gemmologo, per cui se avete bisogno di consulenze gemmologiche, dovete far valutare un anello, dovete avere una consulenza per comprare una pietra preziosa, vi passo volentieri il contatto che è questo gemmologo di Valenza che lavora con me. Quindi noi spaziamo in tutti i settori, ma io ho tanti anni che lavoro in questo settore, quindi ormai ho tutte le mie conoscenze, ho tutti i miei collaboratori, diciamo così. Così se volete delle cose in argento,
che non faccio io chiaramente, ho anche un fornitore che viene dalla Thailandia che ha tantissimi oggetti in argento a un prezzo diciamo molto molto più basso che quelli che fanno in Italia, tanto per dire. E l'ultima cosa che volevo dirvi, ecco, un'altra cosa, se volete invece degli Swarovski e dei cristalli e dei, diciamo, questo tipo di prodotto, cristallo, Swarovski e Strass, ecco, io da poco tempo ho iniziato la collaborazione con una ditta di Catania che vende un po' tutti i tipi di Strass. Io ho fatto diverse cose, adesso non ce l'ho neanche da farvi vedere. Comunque questo bracciale per esempio l'ho fatto con i bicono perché a me piacciono tantissimo, e qui abbiamo la possibilità di fornirvi i cristalli con forme anche molto particolari, e se voi mi chiedete avete anche uno sconto, diritto a uno sconto tramite me sugli acquisti che fate con loro, perché abbiamo diciamo iniziato questa collaborazione. Infine vi volevo dire un'altra cosa, parlavo delle perle, parlavo che cosa vi volevo dire, non me lo ricordo più, perché parlavo del mio lavoro. Allora, abbiamo detto le perle, la consulenza gemmologica, la consulenza sulle perle la faccio io, consulenza gemmologica la fa il gemmologo, la montatura in argento ve l'ho detto. Poi se avete bisogno di montare in oro, ma io vi dico già adesso che in questo momento non è il caso, ecco, proprio di fare montature in oro, perché vengono a costare un'ira di Dio, l'oro è molto salito, bisogna aspettare che scenda. Comunque se doveste fare una montatura in oro, io ho un buon orefice che è molto onesto. Chiaramente io vi do il contatto, non ci guadagno niente, però io lui ha fatto questo anello per me, naturalmente io ci ho messo un opale che poi ho rovinato perché l'opale si rovina, però questo me l'ha fatto proprio su misura dell'opale. E, per cui abbiamo argentieri, orafi, gemmologi, abbiamo tutto, ecco, per quanto riguarda l'oreficeria. Per quanto riguarda la bigiotteria, ripeto, se avete bisogno chiedete, se no potete trovare o dai cinesi o sui mercati, ma io direi non sui siti che vi fanno vedere, perché ve li fanno pagare tre volte tanto. Chiedete magari prima a me quanto può costare, se fanno pagare, faccio l'ipotesi, vogliamo comprare un chilo di cristallo, quanto può costare, se va bene il prezzo, io vi dico magari il prezzo, mi scrivete qui sotto e io vi rispondo, perché a volte ci sono dei ricarichi estremi, così per il strass eccetera e altre cose. Per il resto, quando si comincia a fare bigiotteria bisogna avere la strumentistica. Allora io vi consiglio una cosa: non comprate pinze e aggeggi vari per fare bigiotteria di scarsa qualità. Se avete intenzione di intraprendere un lavoro che continuerà nel tempo, cioè se uno si vuole realizzare solo un paio di orecchini prende un paio di pinze dai cinesi, ecco. Ma se una persona vuole cimentarsi in questo lavoro e continuare, gli piace sia per hobby, come mestiere, come passione, è meglio che compriate attrezzi qualitativamente buoni, perché sennò poi si rompono, si spannano e ne dovete comprare degli altri. È importante quando uno fa questo mestiere che abbia degli attrezzi buoni, degli buoni attrezzi, perché voi non lo potete capire, ma l'attrezzo è necessario, ecco. Quindi io quando vi dico comprate un paio di pinze in quel posto è perché vi dico di comprare un paio di pinze buone. Se poi una persona appunto vuole seguire il corso, si deve comprare degli attrezzi che siano buoni. Poi chiaramente uno è libero di andarseli a prendere cinesi, però sappia che la durata è limitata, ci sono delle pinze buone e delle pinze non buone, ok? Per il resto chiedetemi pure tutto quello che volete sapere, e io presto riprenderò i tutorial. Nel frattempo farò questi video in cui vi spiegherò comunque delle cose sulla bigiotteria, sulla gioielleria, parleremo delle perle, delle pietre semipreziose, delle pietre preziose, insomma cercheremo di fare dei video tutorial di teoria,
che vanno bene comunque per avere una idea di dove si va a mettere il naso, no? Perché se no, anche per fare un paio di orecchini come questi, per esempio, io li ho fatti con delle perle in vetro e magari uno le perle le va a prendere dai cinesi liberissimo, però se non sono perle vere. Però le perle hanno un difetto, quelle finte, che si sbucciano. Cioè la parte che è madreperlata viene via. E quindi cosa succede? Che quando avete montato un paio di orecchini come questi, io addirittura ci ho fatto la doccia con questi orecchini, si sbucciano. Ma si sbucciano anche per l'usura. E quindi in questo caso queste sono perle in vetro che non hanno il rischio di sbucciarsi, sono molto più robuste. E quindi la qualità è diversa. Questa è una cosa che uno, per esempio, magari non sa. Mette su un paio di perle e non si accorge magari che sono facilmente deperibili. Quindi anche nella bigiotteria la qualità dei materiali è importante. Per esempio, ci sono delle monachelle più belle, delle monachelle meno belle. A seconda dell'oggetto che fate, meglio usare una monachella più elegante piuttosto che un'altra. E anche qui ci sono, diciamo, prezzi diversi e io poi posso indicare dove cosa prendere e per fare determinate cose. Poi una cosa che dico in generale, ecco, io consiglio sempre quando faccio i lavori di usare la colla Asuit, perché la colla Asuit è una colla potentissima per bigiotteria. Però chi non vuole comprare un 9 euro di colla, perché tanta colla così costa 9 euro, quindi è una cifra molto alta. Può usare anche la UU Gel, quella gialla in gel. È una colla resistente, un po' meno della Asulit, però diciamo che può essere utilizzata. Se proprio non avete bisogno di fare lavori come questo è stato fatto con la Asulit, cioè questi sono tutti cristalli di resina placcati con la Asulit e questi non si muoveranno mai. Certamente, se invece io l'avessi incollati con l'ugel, forse qualcuno si sarebbe staccato. Per cui, quando si fanno lavori di precisione ci vuole l'Ausulit, però per lavori in generale, quando non so, dovete finire, non so, appunto, un lavoro dove avete fatto un nodo, dovete metterci un puntino di colla, ecco, non è necessario che sia Asulit, può essere anche lui l'ugel perché tanto il risultato è uguale. Ecco, quindi sappiate che ci sono queste due possibilità, ecco, a seconda di quello che fate. Quindi usate magari la colla Asulit con molta parsimonia e magari l'altra molto di più. Bene, io vi ho fatto un po' un quadro, però poi continuerò con vari suggerimenti e curiosità sull'argomento, perché c'è da dire tantissimo. Vi farò vedere dei gioielli realizzati un pochino diversi dal solito e nel frattempo speriamo che arrivi anche questa telecamera e ricomprenderemo a fare anche i tutorial di pratica. Però comunque adesso è meglio anche un po' staccare, no? Fare un po' di pratica e un po' di teoria. Per cui adesso mi avete visto, mi avete sentito, mi avete conosciuto, spero di esservi simpatica, spero che comunque il colore dei miei capelli non vi abbia scioccato e seguitemi sulla pagina Facebook Corso di Bigiotteria, seguitemi su TikTok, io ho sempre il mio stesso nome, Miriam Ansaldi, Shaol Glean. Questo su YouTube è Studio Shaol Glean perché è il nome della mia attività, però comunque scusatemi anche per questo bordello papagallario, perché noi abbiamo quattro pappagalli che cicciano tutto il giorno, fanno una compagnia, però più parlo io più parlano loro, no? Sono molto contenti quando io parlo e loro gridano, quindi io devo aumentare il tono della voce. Ormai sono le persone che mi conoscono, sono abituate a sentire i pappagalli. Infatti, quando non li sento, dicono: "Ma come mai i pappagalli non cantano?" Ecco, perché sanno che questi video li faccio qua insieme ai pappagalli. E così avete anche un po' di sonoro. Vabbè, detto questo, ripeto, spero che i miei tutorial vi piacciono. Qualcuno mi ha detto non inquadri bene. Gente, ho cominciato a fare i tutorial da poco tempo, infatti siete pochi a seguirmi, perché prima lavoravo più su Facebook, poi piano piano mi sono trasferita su qua.
anche su TikTok non ci sono i tutorial, ma ci sono tantissimi gioielli che ho postato per la soddisfazione di farli vedere. Quindi andate a vedere Miriam Scholglean su Miriam Ansaldi Scholglean su TikTok. Molti mi hanno detto: ti ho visto qua là su giù. C'ho i capelli grigi, c'ho i capelli rossi, c'ho i capelli biondi, c'ho i capelli azzurri, c'era un po' di tutti i colori. Quindi vabbè, mi sono fatta una fama per avere i capelli colorati. Detto questo, io però penso che la cosa principale è che sia di avere dei consigli buoni, una tecnica buona, e siano chiari i miei tutorial. Quindi aiutatemi, se non vi sono chiari i tutorial, a suggerirmi, come vedo che fate, metti più al centro, datemi questi suggerimenti, perché io non mi vedo, non capisco quello che vedete voi. E se non riuscite a capire una cosa, mentre magari per me è scontata, per me poi potrebbe essere meno scontata. Quindi ci rivediamo al prossimo video, mi raccomando cliccate sulla campanella, iscrivetevi al canale e condividete con i vostri amici, perché sono tutti tutorial gratuiti sui quali io, come avete visto, non guadagno niente. Quindi vi ringrazio, vi saluto e vi ricordo il mio sito, che è www.miriam-atelier.it. Ciao a tutti!